Resto al Sud. Le opportunità per i giovani che non vogliono andare via. A cura di Luca Antonio Pepe. Cari amici, sono Luca Antonio Pepe e vi do il benvenuto a Resto al Sud. Oggi una puntata scoppiettante, parleremo di diverse tematiche quanto mai di attualità. Parleremo del fenomeno delle baby gang, già l'abbiamo affrontato in passato con Don Anillo Manganiello e tanti altri ospiti. Parleremo della camorra che continua a mietere vittime, parleremo della microcriminalità. Come vedete alla mia destra abbiamo nuovi ospiti in studio, il progetto Resto al Sud sta cambiando un po' pelle, ha allargato un pochino la compagine dei ragazzi, dei signori, ci sono tante persone che ci saranno per dare una mano, e alla mia destra presento Daniele Naddeo, poi abbiamo Luca Genovino e Sergio Facchini. Io ringrazio innanzitutto Luca Genovino che oggi mi darà una mano in questa conduzione, sta cambiando, come già ho accennato, Resto al Sud, tante persone staranno per entrare nello staff, ci daremo il cambio, Resto al Sud che andrà in onda da oggi in poi due volte a settimana per andare incontro comunque a una maggior richiesta di puntate, se vogliamo dire, tante persone che ci hanno chiesto in passato diverse volte, ma perché non andate in onda più di una volta. Luca Genovino, buonasera a te. Buonasera a te Luca, grazie per avermi invitato e grazie per avermi dato questa opportunità. Ringrazio ovviamente anche Radio Amore, perché comunque penso che sia molto importante dare opportunità a persone che hanno voglia di dare agli altri sostanzialmente. Di cosa si parla oggi Luca? Oggi si parlerà sostanzialmente, abbiamo comunque due invitati molto importanti, poi avremo un collegamento, abbiamo alla mia sinistra, come dicevi poc'anzi, Daniele Naddei, che è giornalista del 24, che fondamentalmente ci fornirà delle sue delucidazioni, un suo punto di vista su quello che è il fenomeno criminoso e su quelli che sono i successi, quelli che sono stati gli eventi verificatisi qualche giorno fa sostanzialmente anche in Pignasecca. Avremo anche un collegamento proprio con la Pignasecca, con due rappresentanti di istituzioni e un commerciante, e poi alla mia destra abbiamo Sergio Facchini che ci darà la possibilità di poter comunque approfondire quello che è la questione di un evento molto importante che assieme anche a te stiamo realizzando, che si chiama Agora Pubblica. Sostanzialmente Agora Pubblica consiste, questo in sintesi lo dirò come premessa, poi ne parlerà meglio anche Sergio Facchini. Agora Pubblica sostanzialmente consiste quindi fondamentalmente in una progettualità, diciamo in confronto tra quello che saranno i rappresentanti delle istituzioni e quelli che saranno i cittadini. Ci sarà un collegamento tra Radio Amore e questa Agora Pubblica che si terrà all'Alter Ego a Piazza Bellini. Quando si terrà? Lunedì? Si terrà, sì, lunedì, ci terrà delucidazione in merito anche dopo Sergio Facchini. Ma ciò detto, passo comunque a fare le domande a Daniele Naddei che sta alla mia sinistra, e volevo proprio chiederti a te Daniele, sostanzialmente per quello che concerne il fenomeno Gomorra. Sappiamo che il fenomeno Gomorra è tutt'oggi un fenomeno molto importante, c'è chi ne parla in modo negativo, che positivo, e a riguardo volevo chiederti sostanzialmente che messaggi porta alla cittadinanza, porta al popolo, alla nazione intera. Sono dei messaggi negativi o dei messaggi positivi secondo il tuo punto di vista? Io tra l'altro Luca ti interrompo, scusa, ho sentito proprio oggi Don Anillo Manganiello che è stato un nostro ospite recentemente e dovrebbe forse intervenire lunedì prossimo, mi dà conferma, e ricordo per chi ci sta seguendo che Don Anillo Manganiello stroncò un pochino quello che è il fenomeno Gomorra bollandolo comunque come un esempio di negatività per il messaggio, se vogliamo, anche emozionale negativo che dà verso gli ascoltatori. E ora chiedo anche a te Daniele, ecco. Eh beh sì, a questo punto prendo la parola io. Buonasera a te Luca, buonasera anche a te Luca, quindi buonasera ai Luchi e buonasera chiaramente anche a tutti i radio e tele spettatori, perché chiaramente siamo anche in diretta Facebook. Il fenomeno è certamente quello dei più eclatanti ed evidenti qui al sud nella nostra città. Certamente è un fenomeno che Gomorra non ha amplificato a mio avviso più di tanto. Mi rendo conto che mediaticamente questa attenzione che anche noi giornalisti addetti ai lavori diamo al fenomeno serie televisivo, che chiaramente ha avuto un grandissimo successo
su Sky e in tutte le reti in cui è stato trasmesso, ha comunque apportato una mentalità che tra virgolette al cambiamento verso quello stile di vita, verso quelli che sono fenomeni e atteggiamenti criminosi. Però non dobbiamo poi dimenticarci che lo storico è tutt'altro che scontato. In un certo senso, se noi ci riferiamo soprattutto al fenomeno delle baby gang, ricordiamo che non è un fenomeno sicuramente recente, ma già ecco dal Novecento in poi, quindi ma anche dalla formazione del Regno d'Italia in poi, si è ecco protratto soprattutto verso il sud, e che ha avuto picchi di ribellione, quali erano manifesti nel brigantaggio e in tante altre forme che poi alcuni ritenevano di ribellione, altri rivoluzionari. Però tra i due c'è una differenza, non è questa la sede chiara per spiegarlo. Però in ogni caso il fenomeno di Gomorra, il fenomeno di Saviano non ha secondo me influito più di tanto sull'oggetto quanto su quello che noi riceviamo mediaticamente. Certo. Ti interrompo brevemente, Daniele, perché siamo in collegamento con Dario Sipacaro Tenuto, che sostanzialmente sta in Pignasecca. Si sarebbe dovuto tenere un evento che purtroppo causa pioggia è stato rinviato, ma comunque ci ha dato la possibilità di poterci confrontare e comunque stare in collegamento con diversi rappresentanti di istituzioni e anche con un commerciante. Ciao Dario. Ciao Luca, confermo che sono qui alla Pignasecca, nel cuore del centro storico di Napoli, teatro di alcune stese nei giorni scorsi, e siamo qui con Angela Parlato, che è l'assessore della presidente della seconda municipalità della commissione strade del gruppo DEMA, a cui chiediamo qual è la percezione che vive, qual è la situazione emotiva che vive il popolo di questo quartiere. Da quando ci sono stati questi episodi la scorsa settimana la tensione si sente, ed è dimostrabile soprattutto nel fatto che sentiamo soprattutto la mancanza di libertà. Le persone frequentano di meno questa zona, il mercato vive solo la mattina, ma il pomeriggio ha momenti veramente di stasi. Chiaramente le persone sono terrorizzate, hanno paura di queste schegge impazzite. Stare qua per noi consiglieri della seconda municipalità vuol dire che non ci arrendiamo, combatteremo perché ci riprendiamo il nostro territorio, perché appartiene ai cittadini, appartiene alla città di Napoli. Non possiamo permettere di far sì che gente di questo genere limiti la libertà individuale di ognuno. Assolutamente. Approfitto anche della presenza di Biancaverde, che è nella commissione welfare, sempre della seconda municipalità, per chiedere quali possono essere le contromisure da prendere anche da un punto di vista sociale. C'è questo evento appunto rimandato lunedì prossimo, che penso che sia molto importante per far sì che le istituzioni si riappropriano insieme ai cittadini di questi spazi, però perché non sia solo un gesto fine a se stesso, di sola immagine. Mi domando quali sono le intenzioni politiche del gruppo della maggioranza, di DEMA. Allora, lunedì voleva essere oggi, purtroppo causa tempo abbiamo rimandato a lunedì. Si vuole dare una risposta forte stando in piazza, facendo un'assemblea pubblica e gridando fortemente che il territorio non è dei delinquenti e non è della camorra. Oltretutto ci vogliono risposte forti anche da parte delle forze dell'ordine, però non è solo questo, cioè tutti questi fenomeni di criminalità fortissimi che stanno accadendo nella città di Napoli, da parte, almeno per quanto mi riguarda, ho l'idea che l'impoverimento della nostra città stia portando ad attingere purtroppo anche dai minori. La camorra attingerà anche dalla mancanza di lavoro, quindi chiediamo al governo di creare veramente delle opportunità, perché secondo me la criminalità si combatte anche col lavoro, con l'opportunità, il riscatto di Napoli. Cioè, noi abbiamo un territorio povero, non ci sono speranze per i ragazzi, non è questa una giustificazione, però cerchiamo di fare un programma sociale che vada davvero a favore dei ragazzi, diamo opportunità, lavoro, soprattutto lavoro. Secondo me col lavoro si contrasta la camorra. Sì, c'è qui anche Lorenzo Iorio del Movimento 5 Stelle. Sì.
Brevemente, perché vorrei anche dare l'opportunità a un commerciante di lì, della zona, se c'è data questa possibilità. Sì, sì, abbiamo Francesco che ci ha appena raggiunto. Anche assolutamente. Lui. Allora, Lorenzo, cosa risponde il Movimento 5 Stelle a queste proposte? Abbiamo ascoltato scuola, cultura e questo evento che si terrà lunedì prossimo. Secondo il Movimento 5 Stelle sono iniziative sufficienti? Cos'altro proponete voi? Allora, intanto oggi secondo me, insomma, secondo il gruppo che era lì municipale del Movimento 5 Stelle, l'evento si sarebbe dovuto tenere comunque. L'allerta meteo scopriamo che non è così pericoloso, tanto è vero che non si è messo a piovere e avremmo dovuto essere qui presenti. Il presidente ha giustificato il suo rinvio, quindi io lo vedo sempre come un segno di cedimento, insomma, questi rinvii continui a qualsiasi cosa. Però vabbè, aspetteremo la prossima settimana. Diciamo che i segnali che arrivano dalla municipalità a parole sono sempre belli, sono sempre importanti. Nel concreto noi continuiamo a vedere però poi alla fine poca realtà dei fatti. La stessa piazzetta dove ci stiamo riunendo, è vero che oggi l'evento è stato rinviato, ma in questo momento intorno a noi ci sono macchine, ci sono cumuli di rifiuti, ci sono camion. Quindi questa piazza, che è pedonale a tutti gli effetti, la stessa municipalità non riesce a far rispettare questa legalità minima. Se aggiunge a questo le schegge impazzite di gente che si sente libera di fare quello che vuole, quindi ecco che non c'è un discorso di camorra o racket forse così forte come si intende il termine stesso, ma c'è una violenza di libera, violenza sfacciata, spudorata. Questa municipalità, questa realtà, lo stesso comune si lascia andare, lascia che tutto vada per il suo senso, senza imporre a questo punto la volontà della legalità. Ascoltiamo infine Francesco, un commerciante di questa piazza, a cui voglio chiedere qual è il suo sentimento, se ha notato una differenza negli ultimi giorni, come ci diceva anche qui il consigliere municipale della Commissione Strade. Qual è la vostra sensazione? Il sentimento è senz'altro di rabbia, perché è stato sempre un quartiere abbastanza tranquillo. Poi dopo gli eventi successi le settimane scorse, diciamo che in questi giorni i carabinieri e le forze di polizia si fanno notare un po' di più, ci sono, fanno sentire la loro presenza, non so quanto durerà, io spero il più possibile finché non si risolvono questi problemi. Diciamo che vorremmo essere più protetti, un po' perché già il commercio viene a mancare, quindi se anche le persone hanno paura di venire in questa piazza che è così caratteristica, forse uno degli ultimi mercati popolari rimasti a Napoli, ci perde un po' tutta la città. Allora, per questo chiediamo sempre più aiuto alle istituzioni e a chi ci può ascoltare. Ti ringrazio molto. Grazie Dario. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi. Si interrompe il collegamento, andiamo a parlare praticamente, facciamo anche un'altra domanda a Daniele, riguardo il ruolo comunque del giornalismo. Sappiamo che comunque l'inchiesta Fanpage ha avuto la sua importanza sostanzialmente recentemente, anche i fatti che hanno purtroppo coinvolto ahimè, comunque i figli sostanzialmente del governatore della regione Campania, sì, De Luca. A riguardo l'inchiesta Fanpage, secondo il tuo punto di vista, comunque come giornalista professionista sostanzialmente, quanto ha inciso e soprattutto quanto praticamente è stato tutelato il giornalismo, quanto sono stati tutelati i giornalisti che hanno comunque avuto modo di mostrare un grande coraggio per gli avvenimenti, che si sono verificati. Io mi aggiungo anche alla tua domanda, Luca, scusami, ti interrompo, volevo anche un punto di vista sull'ultima puntata, non so se l'hai vista di Fanpage, soprattutto secondo te perché poi si è interrotto all'improvviso tutta questa carrellata di puntate proprio sotto le elezioni? Secondo te c'è stata qualche pressione ulteriore? Mi sembra ovvio, partendo dalla tua considerazione, ecco, che in periodo di campagna elettorale, anche per mantenere quella che giustamente viene chiamata par condicio, si tuteli in un certo senso la libertà dei partiti politici di andare a fare la campagna elettorale come loro meglio vogliono, dando l'immagine che meglio si predispone. Quindi esattamente, un'inchiesta non è un talk show televisivo in cui ognuno va e spiega la propria idea, ma è un attacco preciso e sferrato a determinate parti. Ci tengo a sottolineare nella tua considerazione che l'inchiesta di Fanpage
fa venire fuori il nome di Roberto De Luca, ma non solo il nome di Roberto De Luca. La prima inchiesta di Fanpage è un'inchiesta di un video di 30 minuti in cui vengono fuori diversi nomi di personaggi politici alla regione, quella insomma attuale, che hanno le mani in pasta proprio in questa situazione. Quindi è chiaro che esiste un coinvolgimento istituzionale. Poi l'inchiesta di Fanpage non ha procurato, diciamo così, un danno se non di immagine a De Luca e alla sua attività politica, così come a quella di molti altri, e tant'è che poi alle elezioni ne ha risentito molto anche il PD, a cui il suo nome è giustamente legato, così come ne ha risentita anche Forza Italia. Ricordiamoci che poi al Sud in particolare ha stravinto il Movimento 5 Stelle, un motivo c'è e non è soltanto per quello che riguarda il reddito di cittadinanza. Mi fanno cenno dalla regia che però dobbiamo dare linea un attimo alla pubblicità, ci vediamo fra pochissimo. Resto al Sud, a cura di Luca Antonio Pepe. Rieccoci al Resto al Sud. Allora Luca, abbiamo fatto questa discussione con rappresentanti istituzionali, a me sembra anche abbastanza omogenea dal punto di vista, abbiamo sentito 5 Stelle, Dema, mi pare anche un esponente di destra, non vorrei sbagliarmi, i commercianti, comunque ecco, siamo all'esasperazione della cittadinanza, stiamo nel 2018 e assistiamo ancora a delle stese. Sì, assolutamente, dici bene Luca, assistiamo ancora a questi eventi nel 2018 che veramente non dovrebbero verificarsi. A me comunque ha fatto molto piacere ascoltare un commerciante della zona che ha fornito un suo grande contributo, come anche quello dei consigli di municipalità. Questo significa che comunque all'unisono c'è comunque quella sinergia che sostanzialmente si vuole, che c'è e che si vuole assieme affrontare il problema, la dinamica. Luca, scusa, ma abbiamo sentito, ecco, anche la protesta del 5 Stelle, ci si è lamentati anche di questa mancata riunione che doveva essere molto importante anche sotto il punto di vista delle decisioni che potevano essere effettuate. E a tal proposito, a me sembra, ti esprimo anche un mio giudizio personale, che si può parlare anche di una sorta di paura istituzionale, o se vogliamo è dovuta solo a un maltempo, perché ho notato anche la vena polemica del consigliere Lorenzo Iovio. Sì, una vena polemica che può essere condivisibile in parte, forse d'altro canto può anche non esserlo, nel senso che bisogna essere proprio all'interno delle istituzioni per poter comprendere quali sono le difficoltà interne alla municipalità. Magari il consigliere di Iorio poneva in essere le sue riflessioni in modo comunque forse parziale, forse no, ma sostanzialmente bisogna comunque stare all'interno dell'istituzione stessa per sostanzialmente capire e comprendere se ci sono delle difficoltà comunicative da entrambe le parti politiche. Di certo comunque possiamo dire che a piovere non è venuto a piovere e quindi si poteva comunque realizzare l'evento in quanto tale. Daniele, io ho la domanda che pongo a te, tra l'altro il 24 è una testata nata, se non sbaglio, da poco, giusto? Però sì, avete delle penne eccellenti. Abbiamo Arnaldo Capezzuto, tra l'altro, che si è occupato moltissimo di Camorra, di fatti di cronaca e tra l'altro anche giornalista del Fatto Quotidiano, è un volto molto noto per queste vicende. Noi ci siamo spesso confrontati con lui anche su tematiche siffatte, infatti proprio da queste sue discussioni nascono qui oggi delle mie considerazioni. Io qua volevo arrivare, ritornando a Fanpage, perdonami, sì. Io quello che ho notato è stato un pochino una sorta di c'è stato un isolamento della testata anche da parte delle altre testate giornalistiche. Mi è sembrato quasi ci fosse stato, non dico terra bruciata, però quasi forse una paura che, dato che erano stati colti in questa inchiesta mediatica esponenti di destra e di sinistra, di centro, di sopra e di sotto, quasi una paura esposti a favore di Fanpage. Qual è la tua opinione in merito? Ma sai, io penso che i giornalisti siano una brutta razza proprio in generale. Poi nel settore del web, che è un settore molto competitivo, di cui si parla partendo da Facebook, si parla di like fino a finire alle visualizzazioni per quanto riguarda i siti, così come anche ai giornali venduti per quanto riguardava quello che era il famoso settore delle edicole. Ad oggi la competitività è uno dei fattori più preponderanti. Allora, quando l'ordine dei giornalisti si mantiene neutro, riesce comunque a schierarsi con i colleghi
colleghi, come è successo con Fanpage, così come è successo a Titti in Prota dopo la questione del sessismo e della violenza verbale che ha subito la Sarri, mentre per noi colleghi è abbastanza difficile schierarsi, proprio perché dietro le nostre scelte, dietro le nostre parole, molto spesso c'è un editore e c'è una competizione. Di lì questo noi non dobbiamo mai dimenticarcelo, però ovviamente non sono sicuramente mancati i messaggi di solidarietà a Fanpage, non è mancato nemmeno un proseguo a quella che è stata l'inchiesta e il lavoro di Fanpage. Quindi questo vuol dire prettamente, ecco, che esiste comunque una sorta di solidarietà, che poi chiaramente viene frenata da delle scelte che qualche volta si riferiscono anche al mercato. Condivido pienamente quello che diceva Daniele, sostanzialmente c'è ancora tanto da dire su questo, e proprio perché è importante che trovi comunque visione, trovi comunque spazio questa voce, e che, come dicevamo già all'inizio, che si terrà l'evento Agora Pubblica, un evento molto importante che faremo da collegamento sostanzialmente a Radio Mura. A tal proposito vorrei... E tra l'altro, scusa, finalmente interverrà l'Ambenedetto XVI, dopo tanto tempo si interverrà anche l'Ambenedetto XVI. E non solo, tra l'altro... Ecco, voglio dare un'esclusiva, questo forse non lo sapete nemmeno voi, perché mi è arrivata la conferma mezz'ora fa, interverrà anche Alessandro Cecchi Paone, che verrà fisicamente a questo Agora. Sergio, però scusa, ti ho interrotto, perdono, che stavo aspettando come un gufo da mezz'ora. Ma dovete sapere che Sergio, membro di Opportunity, è molto ansioso, scusami, ti ho interrotto. Non è assolutamente vero. Allora, come ha detto già Luca, c'è questo primo evento di Agora Resta Sud, che si terrà lunedì prossimo, il 26 marzo, alle 19, presso l'Alter Ego, che è uno dei locali storici di Piazza Bellini, nel centro storico di Napoli. L'Alter Ego non è altro che un modo dove i cittadini attivi, che non sono solo i giovani, ma anche le persone più adulte, possono incontrarsi e relazionarsi con politici locali, o imprenditori locali e persone che hanno scritto la storia della cultura italiana e napoletana a special modo, per dialogare su determinate tematiche e poi portare a termine un progetto, qualora ci riusciamo, ed è quello che io spero tanto, che serve a migliorare la qualità della vita nella nostra amata città Napoli. Beh, tra l'altro, per la prima volta forse si... dedicheranno a un progetto da portare avanti e concludere tutti gli schieramenti politici, perché sì, ricordiamo che ci sarà Forza Italia. Sì, siamo a partitici, quindi qualsiasi... Tutti quanti. Ci sarà Forza Italia con Stanislao Lanzò, PD, sta Marco Sarracino del PD. Oh, no, Luca, chi ci... Sì, ci saranno Sarracino, il segretario poi dei giovani Flores, mi hai confermato poc'anzi l'entrata, la new entry di dottor Cecchi Paone, e ovviamente ci saranno anche il nome Francesca Menna, che è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, quindi ci sarà un confronto. Ci sarà anche la Bismuto, mi pare. Ci sarà anche la Bismuto, in più ovviamente anche la Bismuto, quindi rappresentanza in quota tema sostanzialmente. E sarà un bellissimo confronto, un grande ed ampio dibattito, che vedremo la parte politica e la parte praticamente cittadina, semplici cittadini, quindi semplici commercianti o semplici cittadini sostanzialmente, che si confronteranno, e c'è chi presenterà dei progetti, chi darà luogo comunque a un ampio dibattito. Cioè, sostanzialmente quello che si vuole realizzare è unico, nel senso che si vuole dare l'opportunità, si vuole dare praticamente non solo opportunità, ma la possibilità, ecco, oltre che l'opportunità progettuale, anche la possibilità di trovare comunque un contenitore in cui vengono ascoltate le singole istanze da parte dei cittadini e commercianti, e contestualmente che la stessa parte politica li esegua, li metta ad esecuzione. Tra l'altro ci saranno, è stata fatta in collaborazione con due associazioni, con Erasmusland, che, ecco, spendo due parole, è un'associazione internazionale dedita all'accoglienza degli studenti Erasmus, quindi avremo anche modo di sentire nelle altre parti del mondo quali sono le migliori pratiche da tutti i punti di vista, dalla viabilità ai trasporti, e poi anche in collaborazione con Aeroportunity, che è un'associazione, tra l'altro Sergio,
tra poco ti chiederò, ecco, cosa fa l'Opportunity, perché ovviamente per portare avanti determinati progetti ci vogliono i fondi. Noi sappiamo, sì, che le casse del comune di Napoli stanno, se non in dissesto, quasi, non lo so, Daniele, tu mi darai conferma, come siamo messi, Maluccio, penso. Te lo confermo, anche se ti dico la verità, De Magistris non me ne ha mai parlato. Quindi sostanzialmente per portare avanti determinati progetti c'è bisogno anche di eventuali bandi, finanziamenti europei. A tal proposito, l'Opportunity, Sergio fa parte di l'Opportunity, parlaci un pochino di questa, sì, associazione. L'Opportunity è un'associazione di liberi professionisti, esperti appunto in aeroprogettazione, che aiutano gli enti, che possono essere pubblici appunto come il Comune di Napoli o anche associazioni o aziende private, a finanziare determinati progetti utilizzando i fondi europei. Quindi tipo per esempio ci sono i fondi in ambito di COSME, che sono i fondi destinati alle piccole e medie imprese, ci sono Horizon 2020, che sono dei bandi in ambito di innovazione tecnologica, c'è Erasmus Plus, che tu hai appena accennato, che per quanto riguarda sia per far crescere l'esperienza di studente per mandare all'estero, a studiare all'estero, quindi apprendere nuove competenze, ma anche per i giovani imprenditori che vogliono aprire una propria attività e vogliono vedere nel resto dell'Europa se il loro progetto è buono e quindi migliorare le proprie competenze, quelle che in termini in inglese si dicono skills, e portare nel proprio territorio per aprire nuove opportunità di lavoro e creare nuovi business. Ci sono una varietà di bandi a disposizione, basta essere volonterosi di creare nuovi business attraverso i bandi europei e migliorare la qualità della vita dei propri cittadini. E beh, Luca, poi tu mi pare che invece stai lì alla conduzione, stesso dalla sede dell'Alter Ego. Eh sì, così pare, Luca, mi hanno dato questo importante incarico, questa grande opportunità che svolgerò nel migliore dei modi, perché mi sento prima di tutto, prima di essere conduttore, mi sento partenopeo, e questa possibilità che in mi parte sta... napoletano in parte napoletano. E questa grande opportunità che mi è stata data, che ci è stata data, perché comunque siamo una squadra molto forte che ha voglia di dare, ha voglia di fare. Siamo una ventina ormai, penso, come staff. Ci intercambieremo e faremo. Quello sicuramente, sì. Avremo modo di interscambiarci, ognuno svolgerà delle funzioni e un ruolo molto importante all'interno di questa realtà. Beh, Resto al Sud termina anche oggi, vi dà appuntamento fisicamente lunedì all'Alter Ego intorno alle 18:30-19, seguite la nostra pagina così saremo anche un po' più precisi. Io ringrazio Daniele, Luca e Sergio, sicuramente poi vi vedrete questi volti perché abbiamo allargato la compagine e ci interscambieremo. Resto al Sud finisce qua, vi auguriamo un buon rientro a casa e non cambiate la frequenza. Avete ascoltato Resto al Sud, le opportunità per i giovani che non vogliono andar via. Ha condotto Luca Antonio Pepe.